mio saluto va ai dirigenti, ai colleghi e alle colleghe delle scuole che hanno aderito a questa iniziativa, ma va soprattutto agli studenti e alle studentesse che hanno voluto dare un loro contributo a questo momento di riflessione sulla lingua e la cultura ellenica. Momento importante, perché è un momento attraverso il quale noi riflettiamo sulle nostre radici storiche e culturali, noi italiani, ma noi soprattutto popoli della Magna Grecia, che conservano nella propria cultura molti riferimenti a quella che è stata la matrice comune. E questo credo che sia molto importante, perché noi dobbiamo assolutamente attingere a queste radici per proiettarci nel futuro. Non si tratta, quando parliamo della lingua greca, di una lingua morta, no, questa è una lingua vitale, fondamentale per costruire la cultura italiana e per costruire anche un progetto per il futuro. Bene, come è stata definita per esempio da un'autrice recentemente, Andrea Marcolongo, mi piace sottolineare, questa è una lingua geniale, capace cioè di avere un portato innovativo anche nel presente. E una lingua non è soltanto evidentemente uno strumento di espressione o di comunicazione, una lingua è anche ovviamente un modo attraverso il quale veicoliamo cultura, trasmettiamo la storia. Ecco perché diventa così importante mantenere vivo l'insegnamento di questa lingua e soprattutto continuare a riflettere sul contributo che questa ha dato allo sviluppo della civiltà occidentale. Come sottolinea Umberto Eco, avere un'educazione classica significa saper fare i conti con la storia e con la memoria. Avere una buona educazione classica è fondamentale per rendere inventivo e fecondo anche l'universo della ricerca scientifica e tecnologica. Questa frase che ho voluto riportare di Umberto Eco sottolinea non soltanto l'importanza delle lingue classiche, della lingua greca in particolare, ma proprio di quello che è la, diciamo, se volete, l'educazione classica, che intorno a queste lingue poi si caratterizza e si differenzia dalle altre. Bene, io credo che questa iniziativa sia particolarmente meritevole in una terra come la nostra, come il Salento, ma in particolare la Grecia salentina, che ha queste radici così, diciamo, fortemente legate al mondo ellenico. Io ritengo che oggi spingere i giovani a riflettere sul valore di questa lingua sia una strategia vincente per fare in modo non soltanto che questi giovani possano attingere alle proprie radici, ma anche proiettarsi nel futuro. Ecco, io per questo ringrazio questi ragazzi e queste ragazze che sono impegnati in tal senso, perché hanno creduto in questo obiettivo. E ritengo fondamentalmente che in questo momento, per una terra come la nostra, che vuole essere in qualche modo un punto di riferimento nell'area mediterranea, riflettere su quella che è stata, che è l'elemento che accomuna tutte le popolazioni che vivono lungo le sponde del Mediterraneo e che sono state unite nel passato proprio nel mondo ellenistico e che oggi noi cerchiamo di riportare a un modello di integrazione economica, sociale e soprattutto culturale, beh, io credo che sia importante riflettere su questo passato per costruire il futuro del nostro territorio e della regione mediterranea. Grazie con tutto il cuore a chi si è cimentato e che prevalga, che vinca il migliore, ma onore a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie ancora da parte dell'Università del Salento. Buongiorno a tutti dalla sede del Consolato di Grecia in Brindisi, che opera nella circoscrizione delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Ringrazio gli organizzatori per avermi concesso l'opportunità di rivolgere il mio saluto e di esprimere il mio più sentito ringraziamento in occasione di questo importante evento che, nonostante le difficoltà e le restrizioni causate dalla pandemia, ha inteso anche quest'anno celebrare e onorare la Giornata Mondiale della Lingua Greca. Ringrazio in particolare la Università del Salento, nella persona del magnifico rettore professor Fabio Pollice e dei docenti del comitato organizzatore, professori Alessandra Manieri, Adele Filippo e Saulo Delle Donne, i referenti scientifici, i docenti e gli alunni dei licei classici e di tutti gli istituti superiori che hanno partecipato,
le associazioni, la mia amata Grecia Salentina, la comunità ellenica di San Nicola di Mira. Il mio plauso per il titolo individuato di omerica memoria che mi ha fatto sognare. Epea pteroenda, in greco moderno pterotalloia, parole con le ali che volano nello spazio e nel tempo. E credo che non esista altra lingua al mondo che come il greco sia parlata e scritta ininterrottamente da 4.000 anni, così come non vi è nazione o branca dello scibile umano che non abbia vocaboli di etimologia greca. A tal proposito, come non ricordare le parole che l'autrice delle Memorie di Adriano fa dire al grande imperatore: quasi tutto quel che gli uomini hanno detto di meglio è stato in greco. È per questo che ritengo che l'UNESCO debba riconoscere la lingua greca come patrimonio immateriale dell'umanità. Nell'augurare a tutti buon lavoro, desidero lasciarvi con le parole sapienti ed appassionate del nostro Premier Kyriakos Mitsotakis e con le testimonianze di ragazzi di ogni parte del mondo contenute in un breve video realizzato in occasione della Sesta Giornata Mondiale della Lingua Greca. Video che dedico ai giovani che ci hanno onorato con la loro partecipazione, affinché non dimentichino mai che la conoscenza è l'unica strada che conduce alla libertà, quella eleuteria tanto decantata da Solomos nell'inno nazionale greco. Grazie. Ελληνικά, επειδή είμαι Έλληνας και αγαπώ την Ελλάδα. Μας έλεγε ελληνικά για να μιλάω επί οικογένεια στην Ελλάδα. Γιατί είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Για να μάθω την ταυτότητα του ελληνικού λαού. Είμαι Αργεντίνος, αλλά έχω ελληνικό αίμα. Είμαι περήφανη που μιλά την ελληνική γλώσσα και συνεχίζω την παράδοση των παππούδων μου. Για να παίζω με τα ξαδερφάκια μου. Για να με καταλαβαίνουν όλοι στην Κύπρο. Γιατί θέλω να μάθω ελληνική ιστορία. Γιατί είναι δικιά μου γλώσσα και θέλω να τη μάθω καλά. Για να μπορώ να βλέπω ελληνικές ταινίες. Μου αρέσουν οι αποχρώσεις της ελληνικής γλώσσας. Τι είναι μέρος της ψυχής μου. Να μάθω για όλα τα έθιμα της Ελλάδας. Για να μαθαίνω ελληνικά στις φίλες μου στο εξωτερικό. Γιατί είναι η γλώσσα της καρδιάς μου. Η ελληνική γλώσσα είναι βαθιά στην καρδιά μου. Γιατί θέλω να καταλάβω πιο καλά τους προγόνους μου. Τι μου αρέσουν τα γλώσσα, τα φαγητά και βέβαια να ταξιδεύω στην Ελλάδα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί στο χωριό μου συμβάρω ελληνικά μιλάω. Πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Τη λατρεύω και τη θεωρώ σαν την αγαπημένη μου χώρα. Μας αρέσει η Ελλάδα πάρα πολύ. Ως Ευρωπαίος αισθάνομαι λίγο Έλληνας. Γιατί είναι μια ιστορία αγάπης. Γιατί είναι πλούσια, ακριβή μουσική. Περιγραφική, βιβλική, ομυρική, μοναδική. Επειδή αγαπάμε την Ελλάδα και τα ελληνικά. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα του Ομήρου και του Αριστοτέλη. Αλλά και η γλώσσα του Σεφέρη και του Ελίτη. Αφετηρία της ιστορίας και του πολιτισμού. Πηξίδα του σήμερα και φάρος του μέλλοντος. Μια γέφυρα πάνω από σύνορα που αγκαλιάζει τον κόσμο. Γι' αυτό μαθαίνουμε ελληνικά. Για να μιλάμε και να νιώθουμε ελληνικά. Cari dirigenti, cari docenti coordinatori delle scuole, cari studenti, cari responsabili delle associazioni culturali della Grecia Salentina e membri di queste stesse associazioni, cari frequentatori tutti della pagina Facebook dedicata alla sesta edizione della Giornata Mondiale della Lingua Greca che l'Università del Salento organizza ormai da 3 anni. Mi chiamo Saulo Delle Donne, sono uno dei membri del comitato promotore della Giornata Mondiale, costituita da Adele Filippo e Alessandra Manieri per l'Università del Salento, da Maria Teodoridu per l'Associazione Neoellenica San Nicola di Mira in Brindisi, da Francesca Licci e da Salvatore Tommasi per la comunità della Grecia Salentina. Si chiude oggi la sesta edizione della Giornata Mondiale.
la quale per scelta del comitato è stata dedicata al tema Epapteroenta, parole e immagini dal mondo greco. E le parole alate, cui fa riferimento la nota formula omerica, sono le parole greche che, metaforicamente alate come frecce o uccelli, percorrono tutti i tempi, a partire dagli antichi aedi omerici e giungono fino a noi, come se quel volo di freccia o di uccello non avesse mai avuto fine. Intorno a questo tema hanno dibattuto nel primo incontro di questa sesta giornata, tenutosi il 9 febbraio scorso, hanno dibattuto i docenti dell'Università di Urbino, di Siena, di Milano, di Roma La Sapienza, coordinati dal professore Onofre Vox. Ma su questo tema hanno anche avuto modo di proporre propri lavori pubblicati su questa pagina Facebook anche 12 licei classici, 5 scuole dell'area della Grecia Salentina, 11 associazioni culturali sempre della Grecia Salentina che hanno coinvolto 9 comuni differenti. Tra tutti i partecipanti ci piace ricordare in particolare 2 licei che vengono al di fuori dell'area salentina. Mi riferisco al liceo di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, che ha avuto come referente la docente Francesca Zampaglione. Questo liceo ha proposto un'interessante semplificazione recitata delle imprecazioni in lingua grecanica nel contesto di una cultura molto affine a quella greca del Salento. Poi il liceo di Nuova Siri, in provincia di Matera, che ha avuto come referente la professoressa Nietta Violante. Questo liceo ha proposto un diario di viaggio in Grecia come ritorno alle origini sul filo della nostalgia. Tutti questi lavori, presentati dai licei, dalle associazioni e dalle scuole, sono stati valutati da una giuria presieduta dal professor Pietro Giannini, professore emerito di lingua e letteratura greca dell'Università del Salento. Al professore Giannini ora passo la parola per alcune considerazioni generali. La giuria, composta oltre che da me, da Mario Capasso, Marcello Aprile, Katia Cataldi, Gianni Schilardi, si è riunita più volte in videoconferenza per procedere all'esame dei video prodotti dai licei classici, dai comprensori scolastici e dalle associazioni culturali della Grecia Salentina. In via preliminare, la giuria ha constatato con piacere che le proposte fatte dal comitato promotore hanno trovato pronta rispondenza nelle scuole e nelle associazioni interessate, le quali hanno rivelato una notevole capacità di penetrare nello spirito della lingua greca e una buona abilità nell'utilizzazione dei moderni strumenti multimediali. In particolare, i licei classici hanno rivolto la loro attenzione su parole ed espressioni della lingua greca antica, sia quando ne hanno trattato nelle forme tradizionali filologico-linguistiche, come nel caso dei termini naos, filia, pathos, thalassa, anabasis, sia quando hanno allestito una rappresentazione scenica come per l'espressione eros anika themakan o per il tema della mater dolorosa, oppure hanno organizzato una esibizione coreutica come nel caso dell'espressione skias onar anthropos, oppure hanno assemblato una serie di testi poetici sul tema della notte, oppure hanno evidenziato il senso della nostalgia, parola di conio moderno su elementi classici, attraverso un viaggio nella Grecia classica, oppure hanno illustrato il senso di alcune maledizioni correnti nella Grecia calabrese, oppure infine hanno immaginato delle interviste impossibili a poeti della letteratura greca per sperimentare a fini didattici l'uso della lingua antica.
In tutti i casi, l'associazione con le immagini ha reso più efficace la forza dei testi e talvolta, ad esempio nella trattazione dei vari aspetti del mare, ha rivelato aspetti che i testi, nella loro nuda letteralità, lasciano inespressi. Nel caso dei compressori scolastici e delle associazioni culturali della Grecia, il materiale prodotto rivela un forte attaccamento delle varie comunità alla lingua greca e la ferma volontà non solo di preservarla, ma anche di renderla funzionale a nuovi esiti espressivi. Così è encomiabile l'impegno degli alunni delle scuole non solo nell'esecuzione di canti di varia natura, ad esempio sul carnevale o sul tema della notte in una suggestiva ambientazione, ma anche nella recitazione di testi classici come l'Odissea o moderni come filastrocche su elementi della vita quotidiana o infine nell'applicazione di testi in greco su motivi della musica leggera contemporanea. La volontà di valorizzare il patrimonio culturale greco traspare nei vari contributi delle associazioni, sia nell'esecuzione di canti religiosi ormai noti come la Passiuna o di canti d'amore in simbiosi con cantori neoellinici, sia nella recitazione di favole o di versi di autori contemporanei come Giorgio Filieri, Antonio Marti e Cesare De Santis, sia nella presentazione di momenti della civiltà contadina, i furniedri, i menhir e i dolmen dell'area di Zollino, o anche di monumenti della tradizione artistica più elevata, per esempio la chiesa di Santo Stefano di Soleto. Suggestivo ed efficace il ricordo dell'ultima prefica di Martano e vibrante il richiamo alla libertà di cui la Grecia classica è l'esempio. Sulla base di queste considerazioni, la giuria ha proceduto alla selezione dei prodotti secondo le indicazioni del comitato promotore. La giuria si è trovata nell'imbarazzo di dover scegliere tra contributi tutti meritevoli di attenzione. Tuttavia, il risultato delle autonome scelte dei componenti sarà esposto di volta in volta. Ora vi proponiamo un montaggio di sintesi di tutti i video distinti però per sezioni, al termine di ognuna delle quali il coordinatore della giuria, il professore Giannini, proclamerà il vincitore e le eventuali segnalazioni d'onore. Una targa sarà assegnata al vincitore per ogni categoria. Si deve però prima segnalare, in particolare, la collaborazione del Liceo Docet di Casarano, che su idea della sua dirigente, la dottoressa Lucia Saracino, mette a disposizione per la categoria dei licei classici una somma di denaro, pari a 600 euro, perché sia reinvestita nella promozione della cultura o della lingua greca antica, istituendo così per la prima volta ed in connessione con la stessa giornata un'iniziativa annuale intitolata In greco antico, proprio per i licei. Thank you.
Sirete, traudacemu. Sirete, traudacemu. Cepate messo ieno. Pate, s'affinno. Aloia sa, naine iacalò. Pate, cecalò camete, nasa semblo in meno. Pate, ce micchi tessete, assa spuccacò. Pate. Leonimesta, leoferune. Poi forere, ndenune pramata, fulmi che sozzo metodisi, ndepusi. Mandenne. Cuse del tuo punto. Ichi mi afforà, e naccorafi, queste ambrosti talsa. Ichi nascrafaglio mea, queste cegge sformigule. E formigule piane feonte sola da merei, na mitte spiai. Ma o scrafaglio, poi tossona, e bienne cammia. Mia puccine, ne che panu sena lisari, queste ampista titus crafaiu, ce fones. È Astro Dogartì che dice: bianca la carta, è bianco il tuo collo e bianco le tue braccia. E tutti i pittori del mondo si misero insieme per farti un ritratto perché rimanesse all'eterna memoria. Suntina, aggiustai! Suntina! Ma me namu de spiage se ye siamu ma mo ti zubu sa te la ciuna ma mo ti zubu sa te la ciuna Fatto ye za ene ma na di cani ye jo tande Ehi pramata, pusa pucina e nehi adda, pramata avroppalea. Ehi pramata, puso zonea petani, iati allimun in mena. Afimmena. Pramata, puali annorizzone. Camena esnattozzi, a mesa stanitaria, gesto con. Thank you.
Loigia, timmare simmeri. E ne zero. Forse faccio una pinghetta dei piseddi e una picca di foglia. Non volevo piseddi e foglie, non si piacune. Ti tele di una fate simmeri. Mamma, io voglio pasta e patate. E voi te la lasagne. E voi maccarruno. E voi te la maccarruno, metto un brodo a cecrea. Pure voi. Loigia, piglia, sbrigate e fanne due maccarruni con lo sugo e con la ricotta schianta. E come faccio io? Non tengo farina. Maddalena, amosti in nonna Lucia, una su due spiri a levri. Mamma, e se tocca quelli dico? Tocca quelli dici, disse mamma, se tieni una picca di farina quelli dai, cu faccia due maccarroni. Sirtate so Centro Studi Corama. Benvenuti al Centro Studi Corama, l'associazione culturale che si interessa della salvaguardia del greco a Sternatia e nella Grecia Salentina. È un'associazione nata 44 anni fa. Scimona, i pirte o caloceri, i gliaviche apetonta, estase o animo, pupanta stei fisonta. Ci troviamo in Agro di Zollino, in una campagna che si chiama Mandafori, ma la cosa più interessante e caratteristica di questo posto è sicuramente questa costruzione a secco. Il nome Mandafori sicuramente sta ad indicare un posto di cambio, sicuramente questa campagna, questo terreno era sulla strada che collegava il Mar Adriatico al Mar Ionio. Per quanto riguarda le associazioni culturali, la giuria ha fatto la seguente segnalazione relativa al Circolo Culturale Argalio di Corigliano d'Otranto, con la seguente motivazione. Il video, particolarmente apprezzabile, è un omaggio al concetto autenticamente greco della libertà e al tempo stesso lancia un grido di allarme sulla scomparsa del greco, trascinanti il canto e l'accompagnamento musicale. La giuria ha assegnato il primo premio all'Associazione Culturale Calimeriti, Ambropedia di Calimera,
con la seguente motivazione. Bella e suggestiva proposizione della poesia di Vito Domenico Palumbo, Siriate Traudaciamu, correte versi miei, sullo sfondo della sua casa e della città di Calimera. Efficace la recita corale dei versi nel finale. I versi risentono del modello metapoetico consistente nella allocuzione del poeta alla sua poesia. Il video è un toccante omaggio alla Grecia salentina sulla base di un accompagnamento musicale particolarmente dolce. Si dipanano una serie di scene iniziali in bianco e nero che ben si addicono all'atmosfera malinconica dei luoghi. Tuttavia la giuria ritiene di dover aggiungere una annotazione relativa al disarmante spettacolo dell'abbandono in cui versa la casa di Palumbo. Sirete, traudacemu. Sirete, traudacemu. Cepate messo ieno. Pate, s'affinno. Aloia sa, naine iacalò. Pate, cecalò camete. Nasa semblo in meno. Pate, c'è micchi tessete. Assa spuccacò. Pate. C'è pura nivrete ena. Na sanno isi. Ena pu. Cu onta aloia sa. Cui ti nu polemisi. E c'è su sti cardia tu. O e c'è su sta mia là. Sirete, traudacemu. Sirete, traudacemu. C'è pate messo ieno. Pate, s'affinno. Aloia sa, naine iacalò. Pate, c'è calò camete. Nasa semblo in meno. Pate, c'è micchi tezzete. Assa spuccacò. Pate, c'è pura nivrete ena, na sanno isi. C'è satti pumilisete, na sa vali scupò. Ena pu, quanta loia sa, cui ti nu polemisi. E c'è su sti cardiatu, o c'è su sta mia là. Pura ne si starassete, mia zihi, c'è na mia, ma ne chi. I vutisete, na camito calò. Tosso cani, traudaciam. Cepate mesto ieno. Cepate na tuzzezzete, esse sporte cino, tisseru tenni, tier che te stupì. Tu capi meno, tos fantasio pusconnutte, atto grasiccalò. Cinoputa traudia glicea, ta culusune. Cinopum brosta pramata orria, e cardia ospetà. Usaggio, micchi tezzete, fichete una casuna.
e Geno, Traudaciamo, Cino. Quest'anno ha. Iai satenan antrepos, armenu padricari, e gapise traudia, ineche, cecrasi, cundu puele o savio, e nechi cammiacari, cemeni cundu puione. Ftino, iatizoi. Sirete, Traudaciamo, cepate mesto ieno. Pate, sasfinno, aloia sanaina iacalò. Pate, cecalò camete, la sasemblo in meno. Pate, ce micchitezzete, a saspo cacò. Pate, ce puro anivrete enana sas noisi. Ce sattipu milisete, a sasbalisco po. Ena po punta loia sa. Qui ti lo polemisi. Eccesso sti cardia tu, o eccesso sta mia là. Puno enesi tarassete mia zichili, ce na mia manechili. Nimvotisete na cami toccalò. Tosso cani Traudaciamo, cepate me sto ieno. Cepate na tuzzezze teste sporte, ci noti zero tevni tierche testo pi. Tos gapimeno tos fantasio usconnute a to crasiccalo. Cinoputa traudia gliceata consuglio. Cinopu umbrosta bramata orria e cardia ospeta. Iusaggio, micchi tezzete, fichete una casune. E ieno, Traudaciamo, Cino, questo no ha. Iati s'attiena un antrepo, armeno pagicari. Engapise traudia, ineche cecrasi. Cundu puele o savio, enechi cammiacari. Cemeni cundu puione. Cino, iati zoi. Mai su, ari molto seri. Teno nazero, anisa dunnata. O canni di fleti, c'è me calculata. Pemmu te su, pemmu iati. Senza namagapisi, mo clezze tizichi. Tartieni. Panta membietto nenna piao on tartieni. Se mia, stinaggi, puttu, puci. Iatos e sore vo meno cammeno, mai ton tartieni mai dispomuti. E vo, i on tartieni, e pao ci sti nonna. Fore macini, di aenno ta vrabbia. Le on ta panta, patrimati in madonna. Ma ci pu per noessu, ti manejo, scarpia.
storia. Nena Paola torisa pupista ne larga, e nena preoccupati urizzo poi presta. Se filo e bo pao, mana mu pao. Enna pao, deie deie. Enna pao, deie deie. Enna pao, deie deie. Yeti, yeti deie. Calosirtate, sti cosmo, a ti storia c'è tradizione. Benvenuti nel mondo della storia e della tradizione. Gennari, i fotia, il fuoco, de poi. E febbraio, e ne fleari. Fleari, flaruggi, i secheci, cezzicuggi. Mai su, ferri, mia carammali, pufonazzete, carnevali. Sono colui che Circe, la dea dei bei riccioli, definì il multiforme, colui cui la maga Chiara tra le dee aveva detto. La voce delle sirene strega chi lo ascolta, lo incanta, lo ammalia, gli fa dimenticare ogni bene, ogni affetto. Per quanto riguarda i comprensori scolastici, la giuria ha fatto la seguente segnalazione. Riguarda l'istituto comprensivo di Calimera e Martignano, con questa motivazione. Il video registra il lavoro fatto da una scolaresca sulla poesia originale in Tartieni di Salvatore Tommasi. È costituito da una recita di versi, da prima in greco, poi in italiano, di singoli scolari in successione. Sono presentati anche disegni ispirati al testo. La recita è chiara e vivace. La ripresa, anche se statica, è efficace. Ha assegnato poi il primo premio all'Istituto Comprensivo Soleto Sternatia Zollino relativamente alle classi quinte, con questa motivazione. Notevole lo sforzo dei bambini di rappresentare la storia di Ulisse anche con traduzione del testo in greco. Interessanti gli accostamenti di testi diversi, Dante, Foscolo, tutti pertinenti, e il sottofondo musicale che riproduce il motivo dell'epitafio di Sicilo. Il video è un indovinato omaggio di Giovanetti alla poesia omerica. Sono colui che Circe, la dea dei bei riccioli, definì il multiforme, colui cui la maga Chiara tra le dee aveva detto. La voce delle sirene strega chi lo ascolta, lo incanta, lo ammalia, gli fa dimenticare ogni bene, ogni affetto. Biancheggiano gli scogli delle ossa di molti sventurati. Non ascoltare il loro canto, e se proprio devi, fallo stretto all'albero e serra forti i nodi. Oh, donna seducente dal carezzevole canto, non ti disse dunque, Argifonte dall'aura verga, che non la voce delle sirene temo? Non è essa che m'ammalia, mi strega, ben altro mi incanta, la brama di sapere, la sete di conoscere. Bene, disse Omero rivolgendosi alla musa, città vidi molte e delle genti l'indole conobbi, e mai di conoscere smettere vorrei. Sì, sono io, Odisseo di Laerte,
che per tutte le astuzie sono conosciuto tra gli uomini e la mia fama va al cielo. Abito Itaca Aprica, un monte c'è in essa, il Nerito, sussurro di fronde, bellissimo. Intorno s'affollano isole molte, vicine una all'altra, Dulichio, Same e la selvosa Giacinto. Sei bassa, l'ultima, là, in fondo al mare, verso la notte, l'altre più avanti, verso l'aurora e il sole. Umme, Ime e Vo, Odisseo apu Laerte, Iatongegno mannorizzi oieno, Citonomamu istazzi sonna iera. Isteo Isitaca, catorito niglio, echi mia montagna, ton erito, ici uoanem, si desfronte, poddinorrio. Cisima echi capposse isole, casteome mi ambrosi naddi, Dulichiu Same c'è Giacinto, metossus dasu. Macini, Enene poddiazzili, li urtimici, ambroso coma. Cucchia finita, c'è iade, isteone plon ambroso niglio. Aspra, ma buona nutrice di giovani, ed io, nulla più dolce di quella terra, potrò mai vedere. Sì, laggiù voleva tenermi Calipso, la dea luminosa, nelle sue grotte profonde, bramando che le fossi marito. Così anche Circe mi tratteneva nella sua casa, Lea Magliarda, bramando che le fossi marito. Mai però persuasero il mio cuore nel petto, perché niente è più dolce della padre dei padri. Certo, lo sapeva colui che, nato da madre greca e allattato da greca nutrice, vide il primo raggio di sole nella chiara e selvosa Giacinto. Così egli presagiva, né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque. Giacinto di Chirmo, caglializzese, sonnerò a ti, Talassa Grica, i cipu ienniti venere. Giacinto mia, che ti specchi nelle onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere. E fea quelle isole feconde col suo primo sorriso. Il ritorno mio fu travaglioso. Quella brama di sapere mi rese gradito a molti dei, inviso a molti altri, e sopra il mare del cor soffersi molti affanni. In vano ricondur deseavo i miei compagni, che delle colpe lor tutti perirò. Ma sempre io ad essi ripetei, ed il divin poeta lo ricorda, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Pneumatico en Vatirio, tradotto marcia spirituale, è stata composta da Sikelianos durante l'occupazione nazista di Atene, nel 1941. Una poesia intensa, un grido di dolore, oppressione, morte. Ma allo stesso tempo
un inno alla Grecia e alla sua cultura, alla sua libertà, alla speranza di rinascita. Eipemoi, ti onomasoi. Homeros. Poia epatris. Aporo, kai melantanis. Polis gar, aige nesasai hemen. Pleiones egenant. Pote edios. Ti delegeis. Ego gegar, eti zo. Pantes gar, periemu, eti caenun lalusin. Figlio, giungi qui adirato con me per la condanna della tua promessa sposa? Padre, io sono tuo. Con i tuoi consigli tu mi segni la giusta via. Ed io la seguo. Non ci saranno nozze senza la tua approvazione. Ecco, questo è lo spirito giusto. I figli devono sempre obbedire ai loro padri. Non lasciarti mai vincere dalle lusinghe di una donna. Io l'ho sorpresa a tradire la città e le mie leggi. E non sia mai che io venga meno alla mia parola, bensì la ucciderò. L'antico guerriero Senofonte aveva attraversato l'intera Asia Minore e lo sa solo Dio dove era stato ancora, e tutto senza neanche una mappa. Anche le antiche popolazioni dei Goti riuscirono a portare a termine le loro spedizioni senza alcuna condizione topografica. Marciare sempre avanti, è questo ciò che si definisce un'anabasi. E riuscire a farsi strada a regioni sconosciute, essere circondato dai nemici che stanno sempre lì in agguato, in attesa della prima occasione per tirarti il collo. Nella letteratura greca ci sono vari richiami al termine. Già nell'Iliade di Omero si incontra l'aggettivo philos, adottato col significato di caro e di amato, un attributo che viene riferito principalmente a persone legate reciprocamente da una relazione di parentela. Facendo riferimento all'Iliade, l'amicizia più densa di implicazioni e di conseguenze nell'intreccio del poema è indubbiamente quella che unisce Achille e Patroclo. Omero definisce il loro rapporto come quello tra compagni, cioè propriamente il legame che si instaura fra pari all'interno di un'élite sociale aristocratica. Tom patei matos. La sofferenza insegna, diceva Eschilo nella parola dell'Agamennone. Nella sofferenza sta la conoscenza, un'espressione tanto attuale che ci sembra quasi che Eschilo sia nostro contemporaneo. Dallo stesso presupposto parte Dostoevskij nelle sue Memorie dal sottosuolo. L'uomo non rinuncerà mai alla vera, autentica sofferenza, giacché la sofferenza è la vera origine della coscienza. Che cos'è meglio? Una felicità da quattro soldi o delle sublimi sofferenze? I grandi protagonisti dei poemi omerici, Achille e Odisseo, cercano rifugio, in disparte, sulla riva del mare, quando intendono dar sfogo alle loro angosce. Achille, afflitto, in lacrime, per il torto subito da Agamennone, trova il conforto di Teti. Udì la dea madre, seduta negli abissi del mare, vicino al padre vegliardo. Subito emerse, dal mare canuto, come nebbia, e si mise a sedere, vicino a lui che piangeva. Carezzò con la mano e disse parole. Mettete a terra lo scudo rotondo di Ettore. Io lo rivedo con tristezza. Greci, voi vi inorgoglite per l'uso delle armi piuttosto che usare la mente con saggezza. Perché avete avuto paura di un bambino? Perché avete commesso ancora un nuovo delitto? Perché forse lui avrebbe riscattato la caduta di Troia? E voi?
Avete paura di un bambino così? Oh, caro, caro, che brutta morte che hai avuto. Saner che ti domina tu mai io. All'otto cosmo bene. Egete, nanzi porete, ti per glia piannice, i catera de. Dovete sapere che il gabbo prende, le imprecazioni no. Alloire te tocalo e chiedo. Na si fai cacò, che ti possa mandare un male. Giunti al termine di questo nostos, attraverso il quale abbiamo cercato di descrivere ciò che per noi rappresenta il viaggio in Grecia, ci si trova di fronte ad una spontanea riflessione, data dall'etimologia di una parola italiana derivata dal greco, la nostalgia. Quest'ultima, parola composta da nostos, ritorno, e da algos, dolore, rappresenta per antonomasia il dolore del ritorno, una forma di profonda tristezza causata dal ricordo di ciò che è stato. Colui che è nostalgico tende a rinviangere ciò che ha rappresentato per lui una determinata situazione, che in termini di durata può variare, ma che... Tramontate la luna insieme alle Pleiadi, la notte è al suo mezzo, il tempo passa e io dormo sola. Asteres menanfica lanse lanna napsa più criptoesi faennon eidos. Oppo tapple toisa, malista lampe ganne pipaisan, archiuria. Le stelle intorno alla luna bella celano un tratto il loro volto di luce, quando il suo colmo risplende massimamente argentea sopra la terra. La notte portava via il buio sopra la terra. Nel mare i naviganti guardavano all'orsa e alle stelle di Orione. Per quanto riguarda i licei classici, la giuria ha ritenuto di fare le seguenti segnalazioni. Brindisi, Marzolla, il tema Naos, viaggio nel tempo, con la seguente motivazione. La realtà religiosa, sociale e architettonica del tempio è vista sul piano archeologico, filologico e letterario. Originale, la connessione con il poeta Sichelianos attraverso il tema del Tempio della Grecia come luogo ideale di raccolta degli ideali classici per un riscatto dalle miserie del tempo presente. Significativi ed efficaci i riferimenti storici all'occupazione nazista nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La seconda segnalazione è rivolta al liceo Levi Montalcini di Casarano. L'argomento sono le eroteseis ai peri arcaion poieton, con la seguente motivazione. Lodevole il tentativo di usare la lingua greca come mezzo di conversazione per fissare il patrimonio lessicale, passo indispensabile per apprendere il greco. I temi della conversazione sono piuttosto generici, talvolta spiritosamente indiscreti, come nel caso di Mimnermo, ma sono didatticamente finalizzati
ad una rivisitazione della storia letteraria. La giuria infine ha assegnato il primo premio al Liceo di Gallipoli quinto ennio. Il tema è Anabasis, con questa motivazione. Originale il tentativo di mettere in rilievo aspetti meno eroici del testo xenofonteo, interessante l'attenzione rivolta alle difficoltà della marcia di ritorno in Grecia con l'attraversamento di zone innevate e interessante il confronto con altri episodi consimili descritti da Mario Rigoni Stern e da Primo Levi. Il video è un giovanile grido di denuncia dell'assurdità delle guerre, specie di quelle che gli eserciti talora sono costretti a condurre, ma che sono guerre estranee a loro. L'accompagnamento musicale, col suo ritmo incalzante, appare particolarmente adatto alle immagini. Pregevole anche l'interazione con le voci narranti. L'antico guerriero Xenofonte aveva attraversato l'intera Asia Minore e lo sa solo Dio dove era stato ancora, e tutto senza neanche una mappa. Anche le antiche popolazioni dei Goti riuscirono a portare a termine le loro spedizioni senza alcuna cognizione topografica. Marciare sempre avanti, è questo ciò che si definisce un'anabasi. E riuscire a farsi strada a regioni sconosciute, essere circondato dai nemici che stanno sempre lì in agguato, in attesa della prima occasione per tirarti il collo. C'è sì un pathos nell'anabasi, è l'ansia del ritorno, lo sgomento del paese straniero, lo sforzo di non disperdersi, perché ancora finché sono insieme, essi portano in qualche modo con sé la patria. Questa lotta per il ritorno d'un esercito condotto alla sconfitta in una guerra non sua e abbandonato a se stesso, questo combattere ormai solo per aprirsi una via di scampo contro ex alleati ed ex nemici, tutto questo avvicina l'anabasi a un filone di nostre letture recenti. La tramontana soffiava in fronte, bruciando completamente ogni cosa e intirizzendo le persone. Si proteggevano gli occhi dalla neve, tenendo su di essi una pezza nera durante la marcia. Si difendevano i piedi, muovendosi continuamente, senza mai fermarsi, e sciogliendo i calzari durante la notte. Se dormivano calzati, i legacci penetravano nella carne dei piedi e le suole si congelavano. Del resto, dato che ormai avevano dovuto abbandonare le vecchie calzature, si trattava di sandali rimediati alla meglio, con suole ricavate da buoi appena scorticati. Impacciati da tutte quelle difficoltà, alcuni soldati erano rimasti indietro e, avvistato uno spiazzo scuro, perché di lì si era ritirata la neve, supposero che si fosse sciolta. E così era in effetti, per via di una sorgente vicina che salava vapori dalla vallata. Un'altra giornata di cammino sulla neve. Le scarpe bruciate vanno in pezzi e me le saldo attorno ai piedi con del fil di ferro e stracci. Camminando, il cuoio secco mi ha rotto la pelle sotto il malleo e ha formato una piaga viva. Le ginocchia mi dolgono, a ogni passo che muovo fanno cric, crac. Mi viene anche la dissenteria. Cammino senza dire una parola con nessuno per chilometri e chilometri. Ora la colonna procede a monconi. I più validi camminano in fretta, gli altri come possono. Io non sono tra questi, ma neanche tra i più validi, ormai. Vado per conto mio. Ci guardammo a vicenda, quasi smarriti. Avevamo resistito, dopo tutto. Avevamo vinto. Dopo l'anno di lager, di pena e di pazienza. Dopo l'ondata di morte seguita alla liberazione. Dopo il gelo e la fame e il disprezzo. Dopo le malattie e la miseria di Katowice. Dopo i trasferimenti insensati, per cui ci eravamo sentiti dannati a gravitare in eterno attraverso spazi russi, come inutili astri spenti. Eravamo in risalita, dunque, in viaggio all'insù, in cammino verso casa. Il tempo, dopo 2 anni di paralisi, aveva riacquistato vigore e valore, lavorava nuovamente per noi, e questo poneva fine al tormento della lunga estate, alla minaccia dell'inverno prossimo, e ci rendeva impazienti, avidi di giorni e di chilometri.
L'abbiamo scampata bella. Ormai il passato non è che un triste ricordo. Il sogno si è realizzato. La vita passa discretamente. Il campo che ci ospita è sempre lo stesso. Ogni sera si va in paese, si incontrano delle belle ragazze che ci fanno ricordare il passato, i tempi felici. La nostalgia della casa, del paese, il desiderio delle persone care rimane sempre nei nostri cuori. Il corpo è in ripresa, la fame è scomparsa. Oggi alla radio sono state dette delle bellissime e commoventi parole nei nostri riguardi. La patria ci attende per la meritata ricompensa. Le iniziali IMI hanno un nuovo significato. Italiani, martiri, innocenti. La vita continua monotona, sempre in attesa di qualche notizia. Abbiamo appreso della rivoluzione di Andria, Corato e Minervino, dovuta alla mancanza di viveri nell'Italia meridionale. Ci rattrista tanto. Speravamo di andare a casa e ritrovare la pace. Invece bisogna ricominciare la lotta per l'esistenza. Ben presto sentirono i soldati gridare «Mare! Mare!». La voce rimbalzava di bocca in bocca. Allora anche tutta la retroguardia si mise a correre, mentre pure le bestie da soma e i cavalli vennero spinti al galoppo. Quando furono tutti sulla cima, cominciarono ad abbracciarsi, strateghi e locaghi, tra le lacrime. Anaba si racconta l'aspetto più intimo di una guerra. È una marcia di ritorno, è il desiderio delle proprie origini. Sono le mille apparentemente inutili riunioni, diplomazie e reticenze di un esercito di mercenari, ma soprattutto di un esercito di uomini. È il sogno e la nostalgia della pace domestica, ma anche il documento che testimonia come nelle situazioni più estreme l'uomo non perde mai la sua vocazione alla conoscenza. Concludiamo ora la nostra manifestazione con la proclamazione del video più apprezzato dal pubblico dei social. Con 1.357 voti e 88 condivisioni del post, alla data del 1 marzo si aggiudica il primo premio il liceo classico De Santis Galilei di Manduria, che ha avuto come docente referente la professoressa Luana Daloia. Questo liceo ha proposto un'interpretazione drammatica di diversi temi relativi alla Mater Dolorosa. Vi lasciamo dunque alla visione dell'ultimo video, dopo aver rivolto i nostri ringraziamenti a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa, soprattutto in quest'anno così particolare. Un grazie quindi va alle scuole, ai licei e alle associazioni tutte. Un grazie va al magnifico rettore, alla dirigente della partizione informatica dell'Università del Salento, Gabriella Gianfrate, all'esperto informatico che ci ha seguito passo passo, Renzo Rucco, alla grafica Chiara Pellegrino dell'Ufficio Comunicazione dell'Università del Salento per le sue creazioni, al Dipartimento di Studi Umanistici nella persona della professoressa Maria Grazia Guido, che è direttore di questo dipartimento, e di della signora Rosanna Nestola, che è responsabile dei servizi amministrativi. Un grazie va ai referenti scientifici e agli studiosi che hanno preso parte alla giornata di studi. Un grazie, infine, va alla giuria che ha lavorato con grande professionalità. A questo punto non ci resta che darvi appuntamento al prossimo anno per celebrare insieme la 7ª giornata mondiale della lingua greca. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Caesu, deuteste psichen, dileuseteron fai, opossan apocalyptosin, et pollon, cardion dialogismo. E anche a te, Maria, una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Un acuto dolore colse Demetra nell'animo. Sulle chiome divine lacerava con le sue mani il diadema e si gettava sulle spalle un cupo velo e si slanciò sopra terra e il mare alla ricerca della figlia Persefone, ma nessuno degli dei e degli uomini mortali voleva dirle la verità. Per 9 giorni, allora, la veneranda Demetra sulla terra vagava stringendo nelle mani fiaccole ardenti. Né mai d'ambrosia e di nettare dolce bevanda si nutriva, assorta nel suo dolore, né si immergeva in lavacri. Ma quando infine giunse per la 10ª volta la fulgente aurora, rapidamente raggiunse Elio. Lo interrogò la divina tra le dee. Elio, tu almeno abbi rispetto per una dea, quale io sono. La figlia che ho generato, mio dolce germoglio, dal volto luminoso. Ho udito il suo alto grido attraverso il limpido etere, come se subisse violenza. Ma non l'ho visto coi miei occhi. Ma, poiché tu, certo, su tutta la terra e sul mare, dall'etere divino, guardi con i tuoi raggi, sinceramente, dimmi se mai hai veduto chi la mia figlia diletta ha presa a forza mentre era lontana ed è fuggito. Demetra Augusta, tu lo saprai. Io, infatti, profondamente ti rispetto e ti compiango, angosciata come sei per tua figlia. Nessun altro fra gli immortali è responsabile, se non Zeus, che l'ha destinata in sposa fiorente a suo fratello, Ade, e questi la trascinò nel suo regno. Dopo averla rapita, mentre ella gridava a gran voce. Ma nel cuore della dea penetrava un dolore più profondo e struggente. Simile ad Aurea Afrodite, Cassandra era salita sulla rocca di Bergamo. Vide Ettore sul carro dei muli, steso sopra il suo letto di morte. Proruppe allora in un urlo di lamento e gridava per tutta la città. Venite a vedere Ettore, troiani e troiane. Tante volte, quando era vivo, gli facevate festa al suo ritorno dalla battaglia. Era una grande gioia per la città e l'intero paese. Così diceva, e nessuno restava lì in città, non un uomo, non una donna. Tutti furono invasi da un dolore irrefrenabile. Nei pressi della porta incontravano colui che portava la salma. Tra loro, poi Ecuba, intonava il suo lamento. Ettore, a me più caro di tutti gli altri miei figli. Da vivo eri caro anche agli dei, e così loro si sono presi cura di te, anche nel destino di morte. Gli altri miei figlioli, Achille, li vendeva come schiavi. Se ne catturava qualcuno al di là del mare irrequieto, a Samo, a Imbro e a Lemno Caliginosa. A te, invece, tolse la vita con l'arma di bronzo. Ti trascinò a lungo attorno al sepolcro del suo compagno, di Patroclo, che gli avevi ucciso. Ma neppure così gli eri dato la vita. E ora giaci qui, fresco come la rugiada.
Ti manca solo la parola. Sei proprio uguale ad un uomo che Apollo raggiunge e colpisce con le sue frecce benigne. Costantino diceva all'Africa e suscitava un pianto senza fine. Mettete a terra lo scudo rotondo di Ettore. Io lo rivedo con tristezza. Greci, voi vi inorgoglite per l'uso delle armi piuttosto che usare la mente con saggezza. Perché avete avuto paura di un bambino? Perché avete commesso ancora un nuovo delitto? Perché forse lui avrebbe riscattato la caduta di Troia? E voi? Avete paura di un bambino così? Oh, caro, caro, che brutta morte che hai avuto. Poverino, queste mura hanno rovinato il tuo capo ricciuto che tua madre copriva di baci. Adesso dalle ossa frantumate esce il sangue. Oh, mani, voi ripetete le forme delicate di quelle del padre, ma mi state davanti senza vita. Oh, cara bocca, che delle volte mandavi tanti strilli. Sei morta. Mi hai mentito quando ti gettavi addosso a me e mi dicevi: «Madre, io per te sì, mi taglierò una grande ciocca dei miei riccioli e condurrò sulla tua tomba un gruppo di compagni per portarti un saluto affettuoso». Non sei tu a seppellirmi, ma io, che sono vecchia, senza più patria, senza figli, seppellisco te, che sei tanto più giovane. Oimè, ti accarezzavo, ti guardavo mentre dormivi, tutto finito. Che cosa potrebbe scrivere un poeta di te sulla tua tomba un giorno? Che i greci hanno ucciso un bambino per paura. Che vergogna per la Grecia. Tu non hai avuto niente delle ricchezze di tuo padre. Avrai almeno questo scudo di bronzo. Sarà questa la tua tomba. È sciocco chi tra gli uomini si rallegra. Perché crede che gli vada sempre bene? La fortuna, per sua natura, si sposta qua e là. Come un uomo insensato, e nessuno mai è sempre felice. Quando, nell'arca regale, l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae, con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: «Oh figlio, quale pena soffro, il tuo cuore non sa. E profondamente tu dormi così raccolto in questa notte senza luce di cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non odi, né il rombo dell'aria. Giaci nella rossa vestina di lana, reclinato al sonno il tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. Ma io prego, tu riposo, figlio, e quiete abbia il mare, ed il male senza fine riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus, padre, e qualunque parola temeraria io urli. Perdonami, la ragione m'abbandona». Ecco la Niobe. Non fa altro che piangere il padre. Lui, che l'ha data in sposa e l'ha generata, Tantalo il forte. A che razza di matrimonio senza porto l'ha fatta renare? E voi, guardate l'esito delle nozze. Da 3 giorni siede su questa tomba e cova. Lei, viva, i figli morti, lamentando l'infelice bellezza. Un uomo, quando è colpito dal male, non è nient'altro che ombra. E il cuore, quando ad un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta gli darei la mano, in ginocchio, decisa,
Sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirassi dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando avrà perdonato, ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai di avermi atteso tanto, e avrai negli occhi un rapido sospiro.